Non si può solo pensare agli utili della società, occorrono investimenti. Così i segretari generali della CISL, UIL e CGL intervengono sulla crisi idrica, chiedendo alla Regione di valutare la rescissione del contratto a Sicilia Acque o comunque una revisione dello stesso. Un affare, quello dell'acqua, di 700 milioni di euro all'anno, come scrivono i sindacalisti che denunciano le continue rotture delle condotte che creano grosse difficoltà alla provincia nissena. Una situazione, proseguono, che non si può più limitare con interventi tampone. Altra denuncia dei sindacati è la mancata costituzione entro il 12 aprile dell'autorità territoriale idrica che avrebbe dovuto sostituire il vecchio ATO in liquidazione. Siamo stanchi di una vessazione continua che i cittadini di tutta la provincia di Caltanissetta, ma in generale della Sicilia, continuano a subire. Noi abbiamo un unico gestore che è Sicilia Acque, che ha degli utili spaventosi sull'acqua e non abbiamo una risposta in tempo reale su questo bene comune, che tra l'altro è stato oggetto di un quesito referendario che gli italiani abbiamo ampiamente votato, scegliendo che l'acqua fosse di gestione pubblica. Continua a essere privata, non soltanto in Sicilia, ma questo non è una consolazione, e continua a essere, diciamo, nelle mani di pochi eletti, esattamente come il grande business attenzionato anche da molte relazioni della Commissione Nazionale Antimafia del ciclo dei rifiuti. Ma riferimento all'acqua, Caltanissetta è indesse le province che si paga di più, ogni cittadino paga una tassa superiore già a Palermo, per esempio a Siracusa e Ragusa, e noi pensiamo che il servizio sia precario. Ci sono molti condomini in tutta la provincia che si forniscono attraverso autobotte private perché l'acqua manca per la settimana intera. Volevo annunciare anche che noi stiamo facendo analizzare l'acqua in molti comuni, compreso quello di Caltanissetta, perché sempre dei cittadini li ringraziamo, ci viene segnalato che l'acqua ha un colore diverso da quello che si ritiene essere normale, e abbiamo scoperto, cammin facendo in questa lunga ricerca, che non è né bevibile né potabile. Ci sono due caratteristiche separate per quanto riguarda l'acqua, e noi denunciamo il fatto che i cittadini della provincia di Caltanissetta continuano a comprare casse d'acqua anche per lavare i beni che si usano ogni giorno, e questa è una delle anomalie che aumenta i costi per nucleo familiare.